Com'è nata la vostra collaborazione? Beh, è nata nel 59 perché lui era l'autore delle musiche di una commedia nella quale io ho fatto il mio primo lavoro, perché mi ha insegnato le canzoni di questa commedia, che erano abbastanza strane, quindi lui voleva che in certo modo le interpretassi in un modo diverso da come cantavo io. In che modo, mi scusi, voleva che le cantasse? Perché voleva che avessi un modo aggressivo, anche se la canzone era d'amore, voleva giocare su degli effetti vocali che quasi spaventassero l'ascoltatore. Questa era una canzone che si chiamava Ornella, era molto fattiva, molto strana, infatti la prima nota era Ornella, per me voleva che questo O fosse quasi una cosa da spaventare chi lo riceva, ed era, nella sua spiegazione sembrava un folle, una cosa. Allora mi piacque infinitamente, tant'è vero che quando poi ho cominciato a fare i miei primi dischi ho chiesto alla mia casa discografica di farmi lavorare con lui, e questa è stata una scelta vincente, perché lui ha dato alle mie canzoni delle caratterizzazioni tali che ancora oggi sono attuali. In che cosa consisteva il tocco di Morricone per quello che riguarda le sue canzoni? Lui aveva un sistema molto matematico di scrivere, e anche la mia musica è abbastanza matematica, ovvia o specchiata o conseguenziale, quindi questa caratteristica ci accomunava, dava ancora maggiore evidenza al gusto che avevo in queste canzoni. Quindi quando io gli portavo una canzone ero certo che me l'avrebbe restituita arricchita di elementi che la facessero diventare più importante. Mi faccia capire, per esempio, A.A. Abbronzatissima è una sua intuizione o un'intuizione di Morricone? La mia invenzione era A.A. e basta. Lui poi ci ha aggiunto quel gioco orchestrale che fa patam, 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 A.A. Ha giocato su questo salto di ottava anticipando la mia entrata nella canzone. E questo l'ha resa molto originale come canzone, perché non credo che ci sia un altro esempio. Si intravedeva già in quegli anni, i primi anni 60, la grandezza di Morricone, quello che sarebbe poi diventato? Avevo questa grande ammirazione e questa grande soddisfazione di lavorarci insieme. Poi mi ricordo che un giorno mi disse: ho fatto le musiche di un film, però non gli ho dato manco tanta importanza, io questo lo racconto. Poi quando ho visto Per un pugno di dollari sono rimasto sbalordito, poi da quel momento lui si è evoluto anche musicalmente, quindi è certamente il più grande compositore dell'ultimo ottantennio.